siamo campioni d'Europa. Where is it coming? Where is it coming? Ma a casa loro, a casa a loro. Roma, signori. Il centro del mondo. Tutte le strade portano lì, ragazzi. Roma, mamma mia. Italia campione d'Europa dopo 53 anni di attesa, di sofferenza. Finalmente. Mamma mia. Siamo così. Ce la siamo meritata. Cadiamo in basso, ma ritorniamo sempre in cima. Ce la siamo meritata, ragazzi. Meno male, veramente, meno male che è arrivato quel gol di Bonucci. Quella magia, quel calcio piazzato, quella palla inattiva che ci ha fatto. Quel buco di culo, diciamolo. Che dai. Ci ha fatto resuscitare dopo il vantaggio iniziale di Shaw, che ha tagliato letteralmente, ha tranciato le gambe alla squadra allenata da Mancini. Però, ragazzi, veramente. Il pallino del gioco l'abbiamo sempre avuto noi. Beh, ma sì, fino al non meritavamo assolutissimamente di perdere, secondo me, nei 90 minuti. Vabbè, ma dipende. Avevamo paura. Loro hanno giocato bene indietro. Loro hanno giocato all'italiana. All'italiana hanno giocato. Vogliono insegnarci come si gioca. Io l'ho sempre detto. Babbi. Appena ho visto la formazione, ho detto: loro vogliono rubare a casa dei ladri. Questi vogliono rubare a casa di chi ha inventato il catenaccio. Dai, ma chi cazzo siete? Ma voi San Gigio, dai. Ora lo dico. Non ho mai detto San Gigio, ho sempre detto San Gigi. Ma voi, it's coming home. Ma chi fate ridere? Chi volete fare ridere? No, voi non vincerete più niente a parte quel mondiale di merda, capito? It's coming home. It's coming home. God save the win. Mamma mia. God save the win. Falli, a Roma, falli. Torna a Roma. Avevano fatto la festa nazionale. Sì. E noi non temiamo nessuno. Siamo signora. Superiori a tutti. Non ci interessa Italia-Spagna, tanto siamo superiori a entrambi. Sì. Intanto. A casa vostra. La prossima volta. Forse. Vittoria di un trofeo importante. La prossima volta. La prossima volta. Magari uscite ai semifinali. La prossima volta ancora ai quarti. Però it's coming home. Hai la vede ragione. Sta tornando a casa. Che cosa? Vuoto. Esatto. Ragazzi, una cosa. Con le persone, con i giocatori. E lo sta. Una domanda. Ora vi aspettiamo tutti a Roma. Quanto fa godere? Non ce la faccio più. Quanto fa godere? Il fatto di averli battuto a casa loro. Così risparmiano di aereo. Rimontandoli, no? Stando sotto i rigori. Rimontando sbagliando l'ultimo rigore. Ma appena abbiamo sbagliato con Berardi. Belotti e poi Jorginho. Mamma mia, ragazzi. Jorginho non. Secondo me. Comunque, sai cosa ha peccato per loro? Uno, il fatto di giocare in casa, e questo è ovvio. Due, di tirare i rigori a casa loro, davanti alla loro curva. Sotto la loro curva, e facendo tirare uno, i giocatori che erano entrati solamente per tirare i rigori. Cioè, tutte e due, Rashford e Sancho. Già c'hai la pressione a mille. Zazza. Soprattutto quando entri solo per tirare i rigori. Due, li stai tirando sei entrato solamente per tirare i rigori a casa tua, e soprattutto hai. E sei freddo, non hai piede caldo. Sì, anche 2001, saga è 2001. Rashford quanti anni ha? No, è piccolo di 2001, sai, pare che è 2002. Cioè, nel 2002 devi avere, no, ho capito, sei giovane, sei forte, sarebbe avere le palle quadrate. Ma le palle, mamma mia, anzi palle. Pubbliche. Comunque Mancini si fida sempre dei rigoristi con Nello Catelli, che giustamente non era psicologicamente. No, giustamente, se sbagliava anche questo. Però, mamma mia. Però comunque è stata una serie che ce la siamo giocati, ma anche grazie. Comunque Donnarumma, secondo me, qualche merito ce l'ha. Anche se la qualche che rigori devi parare. Vabbè, Rashford l'ha buttata fuori. Vabbè, Saka. Gli altri due. Saka. Anche se nei tempi regolamentari non mi è piaciuto. Vabbè, non mi è ben piaciuto. Dai, non ha fatto un cazzo. In Inghilterra non ha fatto un cazzo. Ha segnato il primo e il secondo minuto e si è chiusa dietro. Sì, però nel senso. Inizia quando ha fatto quelle uscite lì. Ma le uscite le fatte anche contro la Spagna. È il suo punto debole. I piedi. La giocate dal basso con i piedi. Allora. E le uscite. Su quello devi migliorare. Ha 22 anni. Allora, che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi? Del momento, secondo te, ma che cazzo me ne frega? Dai, Marco. Dimmi, tutti perfetti.
tutti, dal primo fino a Meret, fino a Meret, fino a Castrovilli, tutti, e tutti, quella Raspadori, tutti, gruppo fantastico. Anche Immobile, anche Immobile, anche Immobile, ragazzi. Ci vogliamo bene. Tutti, grazie. No, l'Inghilterra non poteva vincere la prima volta che arrivava contro di noi. No, non ce la posso fare. Hai il rigore dove si hanno sempre fatto schifo? No, in casa non vince mai chi gioca in casa. No. Però l'altra, però no, c'è il fatto che loro sapevano come battevamo nei rigori. L'altra volta abbiamo battuto e abbiamo vinto. E infatti, ah, infatti! Bello! Poi c'era la regola anche non scritta, che chi vince una volta i rigori, la seconda volta non si ripete. Ma noi no, noi ce ne siamo, l'Italia. Siamo l'Italia. Ci sono le regole e noi le evitiamo. Semplice, trovate una regola, trovate anche l'inghippo per superarla. Certo, siamo italiani. Ma siamo italiani. Ma qual è il problema? Vinciamo, ragazzi, basta. Sono contento veramente. Mamma. Ragazzi, va bene. Io, che bello, mi vado a prendere di nuovo la febbre. Oxidato, ho sudato. Io continuo a studiare per l'esame, purtroppo. Io pure. Mamma mia. Però stasera si festeggia. Babbo, signori, like, mi piace, commenti, iscrizioni. Siamo campioni d'Europa. Possiamo godere per la seconda 2006 volta. Possiamo godere di nuovo per la nazionale di calcio. Ed è soltanto il nostro secondo europeo della storia. Eh sì, sì, sì. Però, però it's coming on. Però pure